Festival Show 2015, la tappa finale. Stai ascoltando la diretta live dall'Arena di Verona. Come on. Radio Pelle Monella. Come on. Bella come te. Valerio Scalu al Festival Show all'Arena di Verona ed è qui con noi adesso subito dopo l'esibizione. Ciao Valerio. Ciao. Allora, com'è andata? Allora, cosa hai vissuto? Spero. Come stavi? Sì. No, stavo tranquillo, era abbastanza accogliente la situazione. Non avevo paura. Forse perché era tutto così. Ti sentivi accogliente. A casa? Ti sentivi a casa? Oddio, a casa? Sì, mi sentivo come se fossi a casa, tranquillo sotto la a casa con sai, tanti ospiti, essendo all'Arena di Verona. Sì, praticamente. Tale quale show, poi c'è stata l'Isola dei Famosi, ma in principio, amici, che rapporto hai con i talent? Buonissimo, andiamo d'accordissimo. Siete proprio amici allora? Ma voglia, beh, amici soprattutto. Insomma, sono uno pro talent, poi insomma siamo anche nel 2015, quindi stiamo diventando un po' tutti pro talent. All'inizio c'era molto più snobismo, adesso c'è snobismo verso altre cose, però man mano questo, insomma, il mito, l'idea di talent come macchina, insomma, così senza gavetta e non ci spaltare in un'altra gavetta, un po' sta scemando. Ok, dai, belle queste parole. Devo essere sincero, io faccio questo lavoro, ovviamente piccolo, ho iniziato a fare piano parte, avevo 11 anni, ho iniziato a cantare che ne avevo 8. Non mi sono mai sentito toccato sul fatto della gavetta, nonostante spesso mi viene detta questa cosa, ma la gavetta di che? Devo dire una cosa, mio padre, poverino, soprattutto lui ha fatto la gavetta perché si carica, perché si carica, vabbè, lui ha sempre fatto musica, però si caricava tutti gli strumenti che a 11 anni non potevo caricare, ero sempre grosso, pesavo sempre 80 kg. No, ma che sei un figurino, ma sei un figurino. A 11 anni mi sembra già questa super voce? La voce quella al top del bambino, del bambino un po' che cantava abbastanza bene, ce l'ho avuta a 12 anni. A 11 anni già cantavo già Giorgio. Sì, anche perché poi in quell'età in cui improvvisamente da mamma ti cambia. Quella ce l'ho avuta per fortuna verso i 13 anni, per fortuna, perché ci sono bambini che sviluppano più tardi. Ed è un colpo pesantissimo. Bene, tra quello che hai fatto c'è anche un album dedicato a Natale. Cioè, come mai hai deciso di fare tante canzoni di Natale? Ma in realtà perché dal 2012 ho sempre fatto dei concerti di Natale. Ho sempre avuto la cosa di registrare, cioè di incidere tutto il concerto. Poi da lì abbiamo fatto uscire l'anno scorso quest'ultimo album di Light, ovviamente, di Brian Adams. Di Natale mi piacciono tantissimo, cioè io li canterei anche adesso. Dai, perché adesso non è Natale, altrimenti organizzare un festival show in mezzo. Io inizio ad agosto, siamo a settembre. Ormai mi hanno già rotto i brani di Natale. Senti, penso continui ad essere in giro per il tour? Sì, in girella, ancora qualche altra data, sono state abbastanza piene. Dai. Molto piene. Grazie Valerio per essere stato con noi. Grazie a voi. Un amico. Grazie. Valerio Scano, un bel festival show qui all'Arena di Verona.